È finita questa stagione incredibile. Catanzaro che vince anche la Supercoppa di Serie C, un'annata straordinaria in cui ci mancava solo toccare i 100 punti, abbiamo fatto più di 100 gol in campionato, senza considerare quelli in Supercoppa, il trofeo della Supercoppa portato a casa. Sì, si è chiusa una stagione incredibile, giustamente bisogna festeggiare. Dal lato tifoseria, squadra, dal lato societario c'è da programmare, soprattutto per il discorso Ceravolo, una stagione che non sarà facile dopo un ritorno in B che ci vedeva assenti da diverso tempo, quindi bisognerà cercare di programmare al meglio. Oggi Catanzaro che ha pareggiato con la Reggiana al Mapei Stadium 2-2, un pareggio che è valso la vittoria visto che era accumulato 4 punti in questo triangolare con la Feralpi che ne ha presi 3, mentre la Reggiana solamente 1 proprio contro il Catanzaro. Oggi pareggio tutto sommato giusto, un Catanzaro che non ha gestito al meglio questo doppio vantaggio perché subito è arrivato poi il 2-1 e tutto sommato abbiamo poi rischiato anche sul 2-2 poi di prendere il terzo. Certamente potevamo essere più cinici, più precisi, però era anche l'ultimo match, c'era stanchezza e c'era voglia anche di festeggiare, quindi sicuramente questo è da prendere in considerazione. Oggi l'11 titolare, quello schierato da Mister Vivarini, Fulignati in porta, Scognamillo, Brighenti e Martinelli, sulle fasce Van de Putte e Brignola, a centrocampo Guion, Suna, Severna, davanti Iemmello e Biasci. Un Catanzaro che in generale ha fatto la partita in termini di giropalla, ha fatto la partita, fin da subito ha preso le redini del gioco e ha cercato di imporre i propri ritmi. Una Reggiana che comunque era ben messa in campo e ha cercato di verticalizzare velocemente appena riconquistata la palla e questa dinamica ci ha messo abbastanza in difficoltà. Però il Catanzaro ha creato delle ottime trame di gioco e nonostante qualche pallone perso perché oggi rispetto ad altre prestazioni abbiamo perso qualche pallone di troppo durante l'arco della partita, sia nel primo che anche nel secondo tempo, un secondo tempo invece un pochino più sporco e molto più frammentato. Però diciamo che è bravo il Catanzaro poi a portarsi in vantaggio al 20° dopo una rimessa con questo cross basso di Brignola per Biasci che segna questo rigore in movimento portandoci così in vantaggio per un Catanzaro che poi raddoppia dopo pochi minuti al 29°, dopo un'ottima azione corale, usciamo benissimo dalla prima pressione avversaria. Sulla sinistra Biasci mette questo cross passo in mezzo, velo di Verna e Iemmello, lo zar, il profeta, che da fuori trova un gol straordinario, 2-0. E partita che sembrava essere messa in ghiaccio, però dopo praticamente un minuto la riapre la Reggiana su questa azione abbastanza discussa perché Scognamillo era per terra dopo un contrasto di gioco che comunque lo aveva visto protagonista, Reggiana che gioca nonostante l'uomo in terra da parte nostra e ci può stare, l'avrebbe fatto chiunque, quindi non sto neanche a polemizzare che la Reggiana ha rubato un gol, se avrebbe fatto anche Catanzaro la stessa cosa a parti inverse purtroppo, però Reggiana che avanza, doppio miracolo di Fulignati che tra l'altro stava anche per buttarsi a terra perché sul secondo tiro di Pellegrini penso l'abbia presa con lo stomaco. Fatto sta che poi Van de Putte commette questo fallo ingenuo e lo stesso Pellegrini che riapre il match su calcio di rigore. Nel finale poi il Catanzaro fatica un pochino nel riuscire ad uscire dalla propria metà campo perché cerchiamo ossessivamente di partire dal basso, però tendiamo, vista anche la buona pressione avversaria, a perdere diversi palloni e comunque al di là dell'occasione poi clamorosa per Sunas al 42esimo questo tiro al volo dopo un cross di Van de Putte che esce fuori di poco, Catanzaro ha fatto un po' di fatica nel finale di primo tempo. Per il resto ha concesso relativamente poco però. Nel secondo tempo l'approccio è stato sempre in termini di giropalla e costruzione del gioco dal basso migliore da parte del Catanzaro, anche per scelta, perché la Reggiana cerca di adottare un altro stile di gioco. Una Reggiana che nel secondo tempo abbassa il baricentro,
tende a pressare meno in termini di prima pressione e quindi lascia giocare più il Catanzaro che però, ripeto, non riesce ad essere incisivo, non riesce a chiudere la partita e poi match che viene rimesso in equilibrio con questo gol abbastanza così brutto da subire perché Rosafio, dopo una buona azione da una parte all'altra del campo, da parte dei ragazzi di Diana, prova questo tiro, l'ex Cavese tira verso la porta, Brighenti si fa un autogol di testa cercando di evitare, diciamo, che il tiro andasse in porta, però nonostante ciò la partita poi nel finale è stata abbastanza fallosa, nevrotica. Mi viene in mente il diverbio tra Schaudone e tra l'altro ex Cosenza e Scognamillo, tanta tensione, tanti falli, gioco spezzettato, partita dove i ritmi sono stati abbastanza per l'appunto spezzettati, quindi si è visto poco. Qualche tiro da fuori da parte di entrambe, uno da parte nostra con Van de Putte, uno molto importante da parte loro con Schaudone. Per il resto Catanzaro che se la gestisce nel finale porta a casa questo punto che vale il trofeo. Occasioni pericolose 3-3, oggi c'è solo da festeggiare per la vittoria dell'ennesimo trofeo meritatissimo, una stagione incredibile e Catanzaro regina di questo campionato. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi.